Alessandro Piperno è nato a Roma nel 1972, è arrivato al suo secondo libro, Persecuzione, che viene dopo Con le peggiori intenzioni. È un romanzo più strutturato, un romanzo più compiuto, direi più adulto, rispetto al primo che era più generazionale, più divertente, più vicino a una certa Roma. Ecco, due successi diversi e due esperienze quindi anche diverse in progressione. Come vive questa seconda opera? Beh, anzitutto non credo che questo secondo romanzo possa essere definito un successo, diciamo da un punto di vista almeno del pubblico, nel senso che insomma, è andato così così, sta andando così così. Io credo che non sono un nemico del successo, credo che il successo da un certo punto di vista sia l'unico dato realmente acquisito, a tal punto che la gente gli attribuisce una grande importanza. Oggi, per giudicare uno scrittore, molto spesso noi ricorriamo alle classifiche e molti miei colleghi si indignano per questo. Invece, ripeto, trovo che in questo non ci sia assolutamente nulla di male. Quando successo è il participio passato del verbo succedere, cioè vuol dire qualcosa è successo, qualcosa è accaduto, ed è un parametro oggettivo. Tutti gli altri parametri, per esempio i parametri della critica, sono soggettivi, corruttibili, opinabili, no? Ecco. Quindi in realtà do una peculiare importanza al successo, nel senso che credo che anche il successo più meschino, anche quello ottenuto con i mezzi più triviali, e nel mondo editoriale ce ne sono parecchi, però è molto difficile che sia un successo totalmente costruito, ma più che altro vuol dire che chi ha avuto successo è riuscito a intercettare qualcosa che sta là fuori, Sì. perché la gente non ti compra se Ecco, diciamo che non c'è un'induizione è bene all'acquisto. forse ricordare che poi non tutto quello che ha successo è bello, no? Così come tu non tutto ciò che non ha successo è brutto. Mentre forse questa è un'equivalenza che spesso gli scrittori forse fanno su di sé. No, ecco, questa è una cosa che per quanto mi riguarda non faccio. Non solo credo, dopo aver detto che questo mio secondo libro in questo momento non è un libro di successo, credo allo stesso tempo che il tempo di libri sia diverso dal tempo di qualsiasi altra cosa. Quindi bisogna aspettare del tempo, i libri continuano a vendere, certi libri entrano, altri non entrano, esistono le edizioni economiche, cioè ci sono dei libri che oggi noi leggiamo, che ci piacciono, penso a un libro come Revolutionary Road di Yeats, che fu un libro che andò molto male, che invece oggi è diventato un classico, quindi insomma bisogna dare il tempo alle cose. Però allo stesso tempo credo che, ribadisco quello che stavo dicendo prima, e cioè che direi calvinisticamente credo che ci sia un merito nel successo e un demerito nell'insuccesso. Poi è evidente. C'era un grande editore italiano che è morto da tanti anni che diceva: io leggo tutte le sere L'uomo senza qualità, ma non lo pubblicherei mai. È evidente che come dire, ci sono dei libri estremamente sofisticati che meritano di rimanere tali. È vero che molto spesso oggi l'equivoco tra qualità intrinseca di un'opera letteraria e la sua vendibilità, molto spesso sono. Insomma, è un equivoco che viene alimentato soprattutto dai giornali ed è un equivoco naturalmente nel quale non casco né per quanto riguarda altri libri né per quanto riguarda i miei. Insomma. Personalmente credo che questo mio secondo libro sia migliore del primo, al di là delle sue, non perché uno scrittore dice sempre così, ma perché credo che ci siano degli elementi abbastanza oggettivi per dirlo. Allora, veniamo per esempio al personaggio di questo secondo libro, no? Un personaggio che sperimenta il successo e che poi, come dire, da questo successo viene tradito, macinato e in qualche modo precipita nella vergogna, che è il filo rosso
dei suoi libri. È una vergogna più adolescenziale quella del primo libro, una vergogna più adulta questo di questo secondo libro. Allora, cosa c'è nella vergogna che la ossessiona e che allo stesso tempo la seduce, evidentemente? Direi che è in assoluto il sentimento che meglio conosco, che più mi rappresenta, che più ho cercato di indagare, allo stesso tempo più ho cercato di esorcizzare, e direi che il fatto che io faccia questo mestiere, il fatto che lo faccia con tanta impudicizia, con tanta spudoratezza, mettendoci dentro tutto, non risparmiando niente, non risparmiando me stesso, non risparmiando le persone che mi sono attorno, dà proprio l'idea di quanto io sia implicato con questo sentimento. Trovo che sia un sentimento poco attuale, poco contemporaneo, nel Perché non ci senso, si vergogna abbastanza? viviamo in un'epoca, diciamo, di estrema spudoratezza, che, intendiamoci, io non guardo assolutamente con nessuna riprovazione di stampo moralistico, ma guardo anzi con una certa simpatia. Trovo che la spudoratezza sia non sia molto spesso, così come viene praticata per esempio in Italia in questo momento, non sia straordinariamente elegante, però che sia molto efficace, nel senso che è una cosa che ti libera, che ti dà un senso di te stesso molto meno complicato, molto meno doloroso. E invece la vergogna è qualcosa che ti impedisce di vivere. Lei pensi a quando, insomma, quando uno è piccolo e ti viene continuamente sfrugugliato su questo punto, ma non ti vergogni? Mangia quello che hai nel piatto perché un altro non lo mangia, c'è il bambino africano che non lo mangia e via dicendo. Ma non ti vergogni di farti vedere vestito in quel modo, ma non è così. Tutto questo è profondamente insano, però allo stesso tempo è la cosa è la cosa che conosco meglio e per me allo stesso tempo è la cosa che più ha a che fare con la letteratura. Se lei pensa, non so, ai grandi romanzi ottocenteschi, ai famosi romanzi di formazione, di cosa trattano? Trattano della lotta di un individuo, di solito giovane, con le proprie inadeguatezze, con i propri imbarazzi, da Rastignac a Frédéric Moreau, arrivando a Hans Castorp, al narratore della ricerca, ai personaggi di Kafka e via dicendo. C'è qualcosa sempre che ha a che fare con questo Ci si sentimento. vergogna solo davanti a un pubblico, no? Allora, allo stesso tempo, ci si vergogna anche da soli. Cioè, qual è l'occhio? Beh, io posso farle l'esempio mio. Insomma, le posso offrire il mio esempio. Per questo secondo libro ho fatto di tutto per non avere contatto con il pubblico, nel senso che non ho fatto promozione, non ho fatto presentazione, ho fatto una sola presentazione a Milano, a Roma sono riuscito, tergiversando, a impedire che venisse fatta. Devo dire che la tentazione alla retrette, quella di Montaigne, ma insomma anche quella di Salinger, ad intenderci, per dire uno scrittore meno nobile di Montaigne, è una tentazione che mi riguarda. Cioè ho difficoltà a incontrare i miei lettori, sia quelli che mi apprezzano, sia quelli che non mi apprezzano, è una cosa tremendamente imbarazzante. Quindi è evidente che la vergogna è un fatto sociale, no? È qualcosa che riguarda il rapporto tra il singolo individuo e la società che lo Noi circonda. per esempio abbiamo un premier che non si vergogna. Noi abbiamo un premier che non si vergogna, noi abbiamo un premier che non si vergogna. È la più, direi, straordinaria allegoria del nostro paese. Direi che è difficile per me parlarne perché è stato detto tutto, perché non si può dire forse altro, si possono dire solo banalità, però è veramente un personaggio gigantesco da un certo punto di vista. Io ho letto qualche tempo fa,
3-4 anni fa, un libro meraviglioso di Vargas Llosa che si chiama La festa del caprone. Ed è un libro ambizioso di 600 pagine, con un montaggio, tra l'altro, assolutamente geniale, degno di Pulp Fiction, nel quale lui racconta in modo romanzato la vicenda del dittatore Trujillo, che con le dovute distanze, non sono tra coloro che credono che Berlusconi abbia distrutto la democrazia o ci abbia reso un paese sudamericano, insomma, non esageriamo. Però in realtà la somiglianza del nostro con Trujillo è straordinaria. Lui che si fa portare le ragazze vergini dei suoi gerarchi, questo credo Berlusconi ancora non l'abbia fatto. Lui che è ossessionato dalle sue divise e dall'igiene, a tal punto che quando svergina una di queste ragazze prova un enorme schifo per il sangue. Insomma, il suo rapporto con una giovinezza continuamente inseguita negli altri e in se stesso, insomma, è un personaggio gigantesco. Devo dire che insomma, Vargas potrebbe scrivere sul nostro. L'ossessione dei personaggi della letteratura è entrata in questo secondo romanzo, no? Lei ha citato a un certo momento Gregor Samsa, così come tra lettori si usa citare altri personaggi della letteratura, proprio per descrivere quel personaggio inteso in senso così essenziale che solo quel nome, no? Rivela tutto quell'insieme di sentimenti. Allora, ci vuole appunto coraggio a portare Gregor Samsa in un proprio libro. E che cosa rimane nella sua opera di questa condizione di lettore? Diciamo questo, diciamo anzitutto io a un certo punto parlo di una condizione scaravaggesca del mio personaggio Leo Pontecorvo, che tra le altre cose, come precisava Nabokov nelle sue meravigliose lezioni, è un'imprecisione, perché in realtà non trattasi di uno scarafaggio, bensì di uno scarabeo. Addirittura Nabokov dice una cosa deliziosa, cioè dice: se solo avesse avuto un po' più di consapevolezza e se la finestra fosse stata aperta, Gregor sarebbe potuto volare via, perché lo scarabeo c'ha anche le ali. E quindi, insomma, l'ho citato anche male. Ma oltre a questo, mi pento un po' di averlo citato. Mi pento di averlo citato perché, come dire, è come se avessi dato una pistola carica nelle mani del critico, sia dell'esegeta, diciamo, distratto, sia nel fare immediatamente 2 più 2, e poi mettendomi nella condizione di essere in qualche modo assimilato a forse uno dei 3 o 4 grandi scrittori del secolo scorso, insomma. E questa cosa qui è sempre pericolosa perché ti mette in una condizione di debolezza e di imbarazzo. Devo dire che io sono uno scrittore lettore. Sono uno che riflette scrivendo non solo a quello che deve scrivere, ma anche a tutto quello che ha letto e che lo elabora e che soprattutto crede che la letteratura sia anche questo, cioè sia anche una rielaborazione di chi sta dietro di te. Molto spesso mi viene chiesto cosa penso dei miei colleghi italiani, contemporanei, così. E rispondo che me ne infischio di loro tanto quanto loro probabilmente se ne infischiano di me, e che troverei assolutamente meschino che qualcuno si mettesse in competizione con me, perché sono altre le partite che uno che fa questo Qual è la mestiere. critica che la ferisce di più? O che l'ha ferita di più? La critica che mi ferisce di più. Ma forse la critica che mi riconosce di più è quella che non mi riconosce un'autonomia e un'originalità. Credo che poi in realtà quello che tutti noi cerchiamo, ma non solo quando scriviamo, ma nella vita, è uno stile che sia assolutamente proprio e riconoscibile. Quindi ditemi che non vi piaccio, che vi do fastidio, che sono immorale, che sono pomposo, ditemi quello che volete, ma se volete,
ferirmi, ditemi che non sono originale. Allo stesso tempo però uno dovrebbe fare modo di ascoltare il meno possibile. Io difficilmente leggo quello che si scrive su di me, insomma, trovo che sia soltanto un modo per farsi male, per essere sviati. No, insomma. Ecco, mi piacerebbe fare a questo punto una domanda su Israele. Lei ha parlato spesso della sua condizione di ebreo a metà, soltanto per parte di padre, non per parte di madre. Ecco, mi piacerebbe, senza entrare, come dire, nella politica politicata, però un giudizio su Israele, un giudizio sulla politica israeliana che, come sappiamo, vira sempre verso delle chiamate più esistenziali, più radicali, che non la semplice così technicalities della burocrazia quotidiana. Partirei da una considerazione. Un grande scrittore americano, un altro di quegli scrittori americani a cui spesso vengo accostato come suo epigono, che era Saul Bellow, diceva, tra l'altro in un libro bellissimo che si chiama Gerusalemme, Andata e Ritorno, che credo tra l'altro sia anche fuori commercio ormai, lui diceva che quando lui pensava a Israele non pensava con il cervello ma pensava con il sangue. E credo che sia questa la condizione di molti ebrei della diaspora o molte persone che in qualche modo hanno un po' di sangue ebraico che scorre nelle vene. Io sono, appartengo, pur non essendo ebreo, ma essendo un misto, perché mio padre è ebreo, mia madre non lo è, mia madre è cattolica, capisco perfettamente quello che Bello diceva, cioè io penso a Israele con il sangue più che con la testa, è un luogo, non, diciamo, non ho retoriche nella vita, però Israele è qualcosa che mi induce alla retorica. Mi ricordo quando mio nonno mi portava al Gianicolo, come si usa a Roma con i bambini a vedere i burattini così, e che ci affacciavamo forse in uno dei più bei panorami del mondo, vedendo Roma con una luce soprattutto in primavera, in estate, al tramonto, insomma, e che lui mi diceva, vedi, è molto, sembra Gerusalemme, Roma sembra Gerusalemme, e in effetti è vero, cioè basta che vai a Gerusalemme e vedi che ci sono quegli Stesso. stessi colori, quella stessa senso ieratico, di sacralità, che è qualcosa che appunto anche in una dimensione laica, direi nichilista, anzi come la mia, è qualcosa che mi commuove in qualche misura. Quindi questo è qualcosa che devo dire in modo prealabile, nel senso sono completamente con loro. Sono un po' meno con loro quando ci vado, quando mi capita di andare in Israele sono meno contento, cioè appunto forse ho un'idea, un'astrazione mentale questo Israele, perché gli israeliani, lei per il lavoro che fa immagino li conosca, sono presuntuosi, antipatici, pieni di sé, insomma non sono persone facili. E quindi quando sto lì è diverso, anche se devo dire ogni tanto anche lì trovo Risacche sì, delle risacche di sentimentalismo che escono fuori e mi emozionano. Detto questo, io credo che giudicare la politica israeliana in questo momento non tenga conto di un fatto, che ormai, di un'idea che io mi sono fatto nel frattempo, un po' da quello che leggo, un po' andando lì, e cioè che Israele è un paese disperato e in cui c'è un retropensiero che tutti gli abitanti sentono, pur senza confessarselo, che sullo sfondo ci sia il disastro.
Noi partiamo da una sorta di pregiudizio illuministico, secondo cui dato, se preferisce, non so, cartesiano, per cui dato un problema esiste la sua soluzione. La sensazione che ho è che lì la soluzione non esista e che la demografia, i dati demografici condannino Israele da qui a 50 anni, che è l'unica reale come dire, strategia vincente sia quella di Hamas, cioè di investire sul fondamentalismo e sul futuro da questo punto di vista. Che Israele sia sostanzialmente destinata a essere spacciata. E questo pensiero, assolutamente apocalittico, che io ho, non so quali saranno le forme, se arriverà una bomba di Ahmadinejad o se appunto tra 80 anni, quando gli arabi israeliani saranno più numerosi degli ebrei, qualcosa dovrà succedere perché dovrà succedere, però credo che questa condizione e diversi fallimenti, per esempio nelle trattative con i palestinesi, abbia creato un sentimento che paradossalmente unisce tutti gli israeliani, da quello dell'estrema destra a quello dell'estrema sinistra, di fondamentale ineluttabilità. Quindi non so, l'ebreo iperintegralista e semifascista che sta a Hebron è completamente pazzo, vive in una dimensione di messianesimo insensato. Il ragazzetto che è appena tornato dal servizio militare, dove ha rischiato la pelle, dove ha perso l'amico o ha rischiato di perderlo o l'ha visto mutilato, non trova niente di meglio che andarsene a ubriacare, a farsi di cocaina nei bar di Tel Aviv. Se vivi a Gerusalemme, in certe parti della giornata, soprattutto il venerdì sera, vedi che la città diventa una specie di necropoli tutta dedita alla religione. Cioè, credo che ci sia qualcosa di folle, per me che faccio il mio mestiere, di assolutamente elettrizzante e affascinante. Io sono andato a cena in questi anni, diciamo, da quando ho avuto il mio exploit editoriale, poi ho avuto modo di incontrare, diciamo, i miei colleghi israeliani. Tra l'altro la persecuzione sta per uscire in Israele e con le peggiori intenzioni invece uscirà dopo. Ho voluto che le cose andassero così. E ho incontrato vari scrittori, a cui ho chiesto questa cosa qui, mi ricordo, lo chiesi al giovane Ron Leshem, autore di un libro bellissimo che si chiama 13 soldati, che stava facendo un book tour perché il suo libro ha avuto molto successo in tutto il mondo. E là gli ho detto scusa, abbiamo avuto un incontro pubblico, poi siamo andati a cena e gli ho chiesto scusa Ron, ma tu come stai qua in Italia, in Francia, eccetera? E lui mi ha detto io mi sento male, cioè non so come fare a vivere in una dimensione di apatia così terribile. Cioè, Israele è un luogo, per chi ripeto, per chi fa il mio mestiere, incredibilmente affascinante. Recentemente, proprio in Francia, ho visto questo film tratto dal romanzo di Joshua, Il responsabile delle risorse umane, e lì hai proprio la sensazione di che posto strano sia. Credo che qualsiasi politica israeliana, che sia all'insegna dell'apertura o della chiusura, sia destinata al fallimento. Quindi non so rispondere alla sua domanda. Grazie.